La semplicità è la suprema sofisticazione. Ciao, mi chiamo Simone Lanzoni, sono un cantautore e partendo da questa frase di Leonardo da Vinci vorrei provare a capire con voi qual è la grande forza della semplicità all'interno della musica. E lo facciamo assieme analizzando un brano, un capolavoro assoluto della canzone italiana che è I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. Prima di andare avanti vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale di modo da supportarmi, per me è una cosa molto importante. Partiamo dall'introduzione del brano. In queste prime due battute c'è almeno il 90% del pezzo. Andiamo a vedere che cosa succede. Abbiamo una successione di tre accordi molto semplici, La minore, Mi minore settima e Fa maggiore settima. Accordo molto bello, anche molto attuale, con questa settima come corda vuoto sulla chitarra. E poi abbiamo una linea melodica che è formata da tre gruppi di note. Che sono sostanzialmente variazioni della prima cellula. Tre note per grado congiunto che partono in levare. Qui abbiamo la prima strofa. Gli accordi sono gli stessi che avete visto nell'introduzione. La linea melodica della strofa vi ricorda qualcosa? Vi risuono l'intro. Abbiamo ancora la stessa cellula melodica, tre note per grado congiunto che salgono, ma è spostata di una terza sotto. Però di base l'origine è sempre quella. Nella prima strofa Lucio Battisti canta all'ottava bassa e poi nella strofa successiva si sposta all'ottava più alta. Che cosa sta facendo? Sta costruendo un build up. Che cos'è un build up? È un aumento di intensità nella musica. Questo può essere fatto in modi diversi. Si può fare suonando più forte, si può fare aggiungendo strumenti e complessità nell'arrangiamento, oppure spostandosi di tonalità, salendo di tonalità con una modulazione, oppure facendo come fa lui, eseguire la stessa linea melodica all'ottava superiore. Dopo la seconda strofa abbiamo un piccolissimo pre-chorus. Due accordi, Sol maggiore, Mi maggiore. È il primo elemento di vera novità che abbiamo partendo dall'inizio della canzone e sta lì a dirci una cosa molto semplice. Attenzione, perché sta per succedere qualche cosa di importante. Questo qualcosa di importante è il ritornello, il chorus che arriva subito dopo. Giro d'accordi ancora più semplice di quelli che abbiamo visto fino adesso, perché è un giro di Do maggiore sostanzialmente. Do maggiore, Sol maggiore, Re minore, La minore. E la linea melodica vi ricorda qualcosa? Vi risuono di nuovo l'introduzione del pezzo. Abbiamo ancora la stessa cellula melodica, in questo caso identica a quello che abbiamo sentito all'inizio. Cambiano soltanto gli accordi sotto e poi dopo lui la modifica. In che modo? La riprende e sale. A questo punto abbiamo la seconda parte del ritornello, in cui lui fa una cosa molto interessante. La minore, La minore, basso Sol, Re minore. E poi cosa fa? Va a riprendere quella piccolissimo pre-chorus che abbiamo visto prima, Sol maggiore. Questo pre-chorus che aveva lo scopo di lanciare il chorus che abbiamo visto fino adesso, qui cosa fa? Lancia nuovamente la seconda parte del chorus, che è il momento di massimo build up emozionale del brano, in cui entrano tutti gli strumenti, gli archi, e siamo al massimo dell'intensità.
Quindi che cosa abbiamo visto? Accordi molto molto semplici, una cellula melodica che viene introdotta all'inizio della canzone e che viene variata man mano all'interno del pezzo, ripresa e variata in diversi modi. E poi una costruzione dell'arrangiamento fatta per creare un aumento emotivo ed emozionale che raggiunge il suo apice all'interno della seconda parte del ritornello. Scrivere in modo così semplice è semplice? No, è difficilissimo, perché qui semplicità non significa mai banalità. Lucio Battisti è stato il più grande songwriter che abbiamo avuto in Italia. Scrivere in modo così semplice però ti permette anche di arrivare dall'altra parte, arrivare all'ascoltatore in maniera diretta. È un pugno in faccia fortissimo. Questo pugno è aiutato anche da una parte di testo al massimo dell'ispirazione. Qui abbiamo veramente un mogol all'apice. Partiamo dalla strofa. Quel carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Il 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io guardavo mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, con i fiori non ancora appassiti. Qui c'è un ricordo di infanzia, una persona che ricorda il suo essere bambino, un'infanzia sicuramente non facile dal punto di vista economico, il carretto passa e il bambino non può comprarsi il gelato alla fine del mese perché i soldi sono finiti. E poi c'è un'immagine bellissima della madre che indossa lo stesso vestito così tante volte che il bambino si stupisce che i fiori disegnati sopra non siano ancora appassiti. Questa canzone è del 1972, in quel momento i miei genitori avevano poco più di 20 anni e così come tutti i ragazzi che in quel momento ascoltavano Lucio Battisti. Secondo voi in quanti di loro possono immedesimarsi in queste parole? In quanti hanno vissuto un'infanzia non facile dal punto di vista economico nell'Italia dei primi anni 50 che usciva da un conflitto bellico? E poi... Nel ritornello, Mogol, in maniera geniale, sposta la telecamera. Dal passato arriva al presente. C'è un nuovo amore da vivere, una nuova gioia, ma contemporaneamente si riaffacciano alle stesse paure. E secondo voi, ancora una volta, quanti ragazzi in quel momento possono immedesimarsi in quelle parole? E questa la grande forza dei Giardini di Marzo. Diventa, con il suo grande potenziale identificativo, un manifesto. E lo è ancora ad oggi, a distanza di quasi 50 anni, questa canzone non perde nulla della sua grandissima forza. Spero che il video sia stato interessante, vi chiedo ancora se non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale e ci vediamo molto presto. Ciao!